Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi ci concentreremo su dei particolari prodotti che sono i bonus cap. Questo video è fatto in collaborazione con Vontobel. Andiamo sul sito dell'emittente, vi faccio vedere dove trovate questi particolari prodotti di investimento. Oltre ai tracker di cui abbiamo parlato più volte, che sono di gran lunga i miei prodotti preferiti di Vontobel, recentemente sono stati introdotti i bonus cap e i bonus certificate. In particolare tra i bonus cap ne ho trovato uno particolarmente attrattivo, ma andiamo sul nostro sito perché voglio farvelo vedere direttamente. Si tratta di un prodotto appunto bonus cap pensato e realizzato con il contributo di Gabriele Bellelli, che è un noto formatore italiano. Andiamo a scoprirlo insieme. Vi ho messo l'ISIN con il link che vi porta direttamente alla pagina prodotto e tutte quelle che sono le nozioni importanti da conoscere, ovvero lo strike che è posto al livello di 21,94 euro, il livello di barriera, il bonus, il cap e la valutazione finale. Ho riportato tutti questi valori per semplicità sul grafico, quindi in verde vedete il livello, diciamo, di strike, quindi dove è stata fatta la rilevazione iniziale. Ho messo in rosso perché è il dato più importante, il livello di barriera, e l'ho fatta piuttosto marcata, e infine in blu vedete la data di scadenza, o meglio, se vogliamo essere precisi, la data di valutazione finale del certificato. Perché questo certificato secondo me è particolarmente attrattivo? Lo vediamo qui nel grafico. Questo gap, questo movimento ribassista così forte, è quello che è avvenuto purtroppo in occasione del crollo del Ponte Morandi. Come sapete, c'è stata speculazione, poi nei giorni successivi si diceva che in qualche modo sarebbe stata revocata la concessione ad Atlantia, ma poi, come vedete, insomma, poi il gap è stato chiuso e addirittura Atlantia ha recuperato, insomma, le quotazioni in maniera significativa. Poi nell'ultimo periodo c'è stata una lieve flessione e ad oggi, appunto, il prezzo del titolo quota intorno ai livelli di strike. Come vedete, la barriera è sotto i minimi che sono stati registrati durante appunto quel evento drammatico, appunto relativo al crollo del ponte, e penso che difficilmente potranno essere toccati nuovamente da qui a un anno. Ricordiamo però che la barriera è una barriera di tipo continuo, vuol dire che se i prezzi dovessero toccare anche all'interno di una giornata di trading, una giornata di negoziazione, questi livelli, poi il bonus cap effettivamente andrebbe a replicare l'andamento del sottostante, quindi sarebbe come avere l'azione in portafoglio. Andiamo a vedere altre considerazioni interessanti. Quindi abbiamo detto una barriera profonda posta al 30% rispetto appunto al livello di fixing iniziale e un bonus del 7,47%. Quindi il livello di bonus e il livello di cap sono posti al medesimo livello, appunto, quindi 107,47% con un rendimento del 7,47%. In realtà questo rendimento è leggermente maggiore, perché se andiamo a prendere l'ISIN e andiamo a inserire l'ISIN all'interno della piattaforma di trading, vediamo che in questo preciso istante il certificato ha una quotazione leggermente inferiore al livello di 100, e sappiamo che il rendimento è calcolato sul valore di 100, così come il valore di rimborso. Andiamo a questo punto a vedere delle valutazioni di carattere fondamentale, e sono quelle legate proprio al titolo Atlantia. Il titolo, come vedete, ha una valutazione che secondo gli analisti di Morningstar è in linea con il mercato. Io ritengo che in realtà sia leggermente sottovalutato, anche se ovviamente delle pressioni sull'indice italiano potrebbero farlo scendere ancora un po'. Però se andiamo a vedere quello che è il PE atteso su questo titolo per l'anno prossimo, insomma, ci rendiamo conto che è sotto 10 e quindi è particolarmente attrattivo. Da ultimo, una cosa che non abbiamo sottolineato è che questa azienda, Atlantia, in particolare, opera in regime di monopolio, e di conseguenza è un titolo che dovrebbe avere delle buone stime di crescita in futuro. Ovviamente vi esorto ad andare, da ultimo vi esorto ad andare sulla pagina dell'emittente, in particolare di questo certificato, in modo
modo tale da trovare tutte le informazioni rilevanti, tra cui appunto anche quelle contenute all'interno del kit. Da parte di Enrico Lanati, investire.biz, per oggi è tutto, io vi auguro un ottimo trading.